Oggi vi faremo vedere come tecnicamente si utilizzano i nostri fusti One Way in entrambe le versioni disponibili. Per utilizzare i fusti con sacca abbiamo bisogno chiaramente del fusto, della connessione S-Type, dei tubi, uno per l'arrivo dell'aria compressa, uno per la fuoriuscita del vino, un refrigeratore, un compressore d'aria e una fontana rubinetto per l'uscita del vino. La pressione d'esercizio è circa di un bar per i vini fermi e circa dai 2,5 ai 2,8 bar per i vini frizzanti. Come si utilizza e come si connette? Allora, prima cosa che chiaramente dobbiamo fare è andare a togliere il sigillo di sicurezza, che è a garanzia che il prodotto sia stato conservato nel migliore dei modi. Una volta aperto il sigillo di sicurezza, in questo caso per i fusti con sacca utilizziamo l'attacco spina, cosiddetto coupler S-Type, che è un attacco internazionale. Consigliamo gli attacchi Micromatic. Questo coupler ha due uscite, quella verticale dal quale uscirà il vino e questa qui che vediamo con il tubo blu dal quale entrerà l'aria compressa. Andiamo a inserirlo come qualsiasi attacco spina di questa tipologia, quindi andando a ruotare in senso orario fino alla fine della corsa, dopodiché non si fa altro che premere questa leva e schiacciarla verso il basso. Una volta verso il basso il fusto è connesso. I tubi, questo dell'aria compressa esce da un compressore, mentre questo verticale uscirà e sarà quello del vino, che non farà altro che passare all'interno di un refrigeratore e che poi andrà sulla colonna spina e quindi sul rubinetto d'uscita del vino. La distanza tra il fusto e la fontana di uscita solitamente deve essere piuttosto limitata, di circa 3 metri. Se richiesto c'è la possibilità di far sì che la distanza sia più lunga per necessità chiaramente di spazio, in quei casi la pressione può essere leggermente aumentata fino ad un massimo di 3,5 atmosfere, che è la pressione massima che il fornitore di fusto garantisce. Attenzione, perché il fusto comunque è sotto pressione, quindi è pericoloso e si ha il rischio esplosione, motivo per il quale non bisogna eccedere i 3,5 bar di pressione e bisogna cercare di maneggiarlo con cura ed evitare degli sbalzi di temperatura. Una volta regolata appunto la pressione, andiamo a spinare. Innanzitutto va regolato il flusso, in quanto il flusso deve essere non troppo veloce in modo tale da evitare una dispersione esagerata delle bolle. Dopodiché possiamo procedere con la spillatura una volta che il vino ha già raggiunto la sua temperatura ottimale. Una volta finito non si fa altro che togliere l'attacco e dopo andremo a depressurizzare il fusto. Una volta terminato, il fusto deve essere depressurizzato in quanto c'è il rischio esplosione causato dai gas rimasti all'interno del fusto. All'interno di ogni pallet troverete questa chiave arancione che serve a far sì che tutto il gas all'interno del fusto se ne vada. Posizioniamo la chiavetta e premiamo verso il basso, intanto che non sentirete più il rilascio del gas. I fusti vanno depressurizzati immediatamente al termine dell'uso, non vanno lasciati al sole, ma svuotati del gas e buttati nelle immondizie. Non possono essere tagliati né tantomeno schiacciati o compressi. Semplicemente il fusto è vuoto, va scaricato del gas e buttato così com'è. Il fusto One Way di Serena Wines, tradizionale, non è altro che un fusto in plastica 100% PET riciclabile che riprende in tutto e per tutto le funzionalità e i metodi di utilizzo di un fusto tradizionale in acciaio. Di cosa ha bisogno questo fusto? Come qualsiasi fusto in acciaio, per esempio, che viene utilizzato anche per le birre. Quindi il fusto, il refrigeratore, un gas inerte, quindi una bombola di gas inerte, un impianto spina, chiaramente per andare a spillare il prodotto. Una volta tolto il sigillo di sicurezza,
si presenta con questa testa a type, che è uno standard internazionale, cosiddetta a slitta. La slitta va inserita a contatto con la testa, schiacciata fino in fondo, dopodiché non si fa altro che premere fino in fondo finché non si sente il click. Qui abbiamo due tubi, quello verticale è il tubo dal quale, verso il quale uscirà il vino, dopodiché questo tubo verrà connesso con l'apposito refrigeratore che permetterà al vino di arrivare alla temperatura desiderata, quindi dai 5 agli 8 gradi circa per i vini bianchi e frizzanti e intorno ai 18-20 gradi per i vini rossi. Invece dal tubo, questo qui blu laterale, si ha l'arrivo del gas inerte, che può essere CO2 o azoto. Si consiglia principalmente azoto, possono andare bene anche, specialmente nel caso di vini fermi, che deve essere assolutamente azoto. Nel caso di vini frizzanti può essere accettato anche l'anidride carbonica, oppure esistono in commercio dei cosiddetti mix gas, che sono l'insieme di anidride carbonica e azoto. Quindi qualora voi abbiate nel vostro locale un impianto spina già esistente per la birra, non fate altro che assicurarvi che la testa di spillaggio sia quella compatibile con il fusto e potrete andare a utilizzare gli stessi identici attrezzi, la stessa macchina. Prima di andare a connettere il fusto dobbiamo accertarci che la bombola di gas inerte sia pronta con relativo regolatore di pressione, dove noi successivamente andremo a controllare la pressione esercitata che sia conforme a quanto richiesto, quindi circa dalle 0,5 a 1 atmosfera per i vini fermi a seconda della distanza e circa dai 2,5 a 2,8 bar di pressione, quindi atmosfere, per i nostri vini frizzanti. In questo caso abbiamo una macchina che contiene al suo interno tutte le componenti, quindi il refrigeratore e spina con relativo rubinetto. Andiamo a spinare. Una volta che il vino siamo certi che ha raggiunto la sua temperatura ottimale, possibilmente regolandone il flusso in modo tale che non sia troppo veloce, quindi cerchiamo di trovare un buon compromesso. Una volta terminato il vino all'interno del fusto, consigliamo prima di tutto di andare a chiudere la bombola di gas, dopodiché togliere l'attacco dal fusto. E successivamente depressurizzarlo. Il fusto, se stoccato in ambiente asciutto e a temperatura ambiente senza alcun sbalzo, può durare fino a 12 mesi dalla produzione. Una volta connesso all'impianto spina, la durata consigliata è di circa massimo 4 settimane. Come ultima cosa, vi ricordiamo l'importanza della pulizia dell'impianto spina, che per il vino solitamente deve essere fatta circa una volta al mese. Come prodotti o soluzioni da utilizzare per la pulizia, quelle che già utilizzate per gli impianti della birra o delle bevande analcoliche.